In una gara da vincere a tutti i costi, il Ciriverghe si presenta ad Alfonsine schierandosi con un 4-3-2-1 e due infortuni dell'ultimo minuto che obbligano il tecnico Cogliandro a rivedere ulteriormente la formazione già modificata a causa della squalifica di Maspero dopo due partite senza avvicendamenti nell'undici titolare. A fermarsi sono Andriani e De Angelis, entrambi per lievi problemi muscolari, così in difesa è Sanni a schierarsi al fianco di Belotti, in mediana Vignali va in regia con Franzoni e Mozzani camezzali, mentre con Falonieri e Paudice giostrano partendo larghi sulle fasce dietro la punta centrale Cruz. Su un campo dal fondo irregolare che impedisce di effettuare due passaggi rasoterra consecutivi, le due squadre si affidano ai lanci lunghi, con il Ciriverghe a giovare della velocità e dell'imprevedibilità di Confalonieri e Paudice, bravi ad aprire spazi per gli inserimenti di Franzoni. Ne nasce una gara brutta da vedere e da vara di occasioni. Al settimo l'Alfonsine trova libero in area Tavolieri, ma la punta, complice rimbalzi incontrollabili del pallone, perde il tempo per andare al tiro, venendo poi murata da Belotti. Da lì si deve passare al 35esimo per una nuova occasione da rete, e questa volta è il Ciriverghe a rendersi pericoloso grazie ad un rapido scambio sui 20 metri tra Franzoni e Confalonieri. Al tiro va il numero 10, ma la conclusione dal limite non inquadra lo specchio della porta, terminando alta. Ancora Ciriverghe, tre minuti dopo, su una punizione lunga della difesa battuta da Sanni e spizzata da Cruz, e con Falonieri a rubare il tempo a Manara calciando di punta per anticipare l'uscita di Carroli, ma l'estremo romagnolo è bravissimo a stoppare il pallone con la mano prima di farlo suo, evitando la rete gialloblu. Al 40esimo è poi proprio Confalonieri a dover alzare bandiera bianca in seguito ad un colpo ricevuto che costringe Cogliandro al cambio e Careccia a rilevare la punta bergamasca. In pieno recupero torna a farsi vedere l'Alfonsine, producendo come massimo pericolo un traversone di Santucci dalla destra prolungato da Sanni in piena area piccola ad anticipare Innocenti su secondo palo. La maggior propensione del Ciriverghe a cercare di imbastire un'azione manovrata alla ricerca del vantaggio è premiata in avvio di ripresa. Al quarto, sul traversone di Careccia dalla sinistra, l'uscita di Carroli è imperfetta, con il pallone che gli sfugge dalle mani sulla pressione di Cruz, e proprio la punta brasiliana è lesta ad indirizzare di piede nella porta sguarnita il pallone che vale l'1-0 per il Ciriverghe. Sbloccatosi il risultato, la gara si fa nervosa con l'Alfonsine che si affida totalmente ai lanci lunghi per Innocenti, ma l'unica occasione degna di nota si registra solo al 28esimo, sul destro dal limite di Ricci Marcarini e attento Valtorta nel bloccare a terra. L'inserimento di Ait Bakrim da parte di Cogliandro al posto di Paudice porta poi la squadra a giocare su rispizzate aeree di Cruz per la velocità della punta marocchina, e proprio il neo entrato al 35esimo mette in mezzo un pallone rasoterra raccolto da Cruz, la girata del brasiliano è smorzata da Bertone e raccolta da Carroli. E poi l'estremo dell'Alfonsine a rendersi protagonista al 39esimo di tre rinvii sbagliati consecutivi lontano dai pali. Sul terzo è Ait Bakrim, servito da Cruz, a cercare la rete dalla distanza. Il destro della punta è smanacciato in angolo da Carroli, rientrato in tempo in porta. Il Ciriverghe controlla senza affanni gli ultimi minuti di gara ed anche i 5 minuti di recupero, nei quali viene espulso il preparatore del portiere dell'Alfonsine. Si staccano quindi gli ultimi due posti, tornando alla vittoria dopo due pareggi, ma soprattutto dopo sei mesi dall'ultimo successo esterno ottenuto sul campo del Progresso il 15 settembre, per il quarto risultato utile consecutivo e la terza gara senza subire reti.